Buonasera, benvenuti alla Lingua dei Furfanti, che è un documentario, lo dobbiamo definire documentario, ma è un film molto bello che ci avvicina in una maniera, secondo me, abbastanza rara alla pittura. Elisabetta Sgarbi la conoscete tutti, ha lavorato tanto sull'arte e trovo che questa volta sia stata particolarmente efficace. Sono gli affreschi del Romanino, dipinti tra il 1532 e il 1541, in tre chiese di tre paesini della Val Camonica, che sono Pisogne, Breno e Benno, e sono praticamente sconosciuti, sono in stati diversi di conservazione. E questo film è bellissimo non soltanto perché ci fa vedere delle cose che sono tra i tantissimi che abbiamo in Italia che sono praticamente sconosciute, ma perché ci porta vicino a quello che viene rappresentato, le figure umane che vengono rappresentate. Infatti poi Elisabetta, che sarà qui anche per il Q&A, poi vi spiegherà anche come hanno lavorato. Ci riporta il primissimo piano, in particolare dei volti, dei muscoli, dei piedi, delle mani, e ci accorgiamo proprio dalla carnalità di questi soggetti, di questi personaggi, e di quanto tra l'altro questi personaggi corrispondano alle persone vere che vediamo fuori dall'affresco. E questa è la cosa molto bella, molto intensa e molto viva, e che rende molto vivi questi affreschi e molto viva di questo film. Elisabetta è una habituée del festival, era l'anno scorso in concorso con Colpa di Comunismo, ma è venuta tantissime altre volte, la chiamo qua con noi. Buonasera. Inviterei i direttori della fotografia, che sono Andrea Sarce Maldonado e Elio Bisignani, che non vedo, l'aiuto regia, che è Eugenio Lio, Luca Doninelli, che non ho avuto il piacere di salutare, a cui devo moltissimo, ed è l'autore dei testi, eccolo al fondo. Lo scenografo, che ha avuto una parte importante, Luca Volpatti, che però saluta da lontano. E siccome poi in questa vita tumultuosa, gli ultimi due giorni, ho chiesto a un amico che lavora anche con noi in redazione, Angelo Malosso, di raccogliere le personalità della Valle Camonica, c'è una delegazione di 20 persone che all'ultimo è salita su un pullman, di cui la rappresentante è l'assessore Ferrarini, che ringrazio di essere qui, perché non sempre gli assessori poi seguono le cose che riguardano i luoghi che governano. E poi c'è un personaggio straordinario, e sono davvero felice che sia qui, che è un personaggio di Romanino che è diventato vero, ed è Angelo Pè, che chiamerei qua, non so, non vedo nulla, ma so che c'è. Bravo. Vorrei che venisse qua, se qualcuno lo accompagna. Non vedo dov'è. Forse sta arrivando. E quindi ecco, lui nasce prima, no? Questo film nasce nel 2012, il soggetto è di Giovanni Reale, che ha diretto per la Bompiani la collana del pensiero occidentale, i testi a fronte, ecco perché oggi con me c'era Mario Andreose, presidente della Nave di Teseo, ecco Angelo Pè, per cui chiederei un applauso, perché è un affresco vivente, cioè, o meglio, Battiato, che ha fatto le musiche, parla di reincarnazione, per cui dobbiamo pensare che qualcuno si reincarna davvero, per cui dagli affreschi scende, arriva qui al Torino Film Festival per seguire questo mio film. E il film, dicevo, è nato molto tempo fa, non ci siamo visti per tanti anni, almeno 5,
e sono contenta che ci si ritrovi qua. È un film anche che un po' ha seguito la mia tortuosa e difficile vicenda biografica. Dentro c'è la mia famiglia, in qualche modo mio zio Bruno Cavallini, che andava sul lago di Iseo e di lì si spostava a Pisogne per raccontarci questa Cappella Sistina dei poveri, cosiddetta, qualcuno ama questa definizione, qualcuno meno, e ci andavamo poi con mia madre, con mio fratello. C'è insomma tutta una parte di me lì dentro, ma soprattutto credo che ci sia in questo film una sintesi di quelli che sono stati i miei film d'arte, che è tutto un filone che ho iniziato insomma nel 2003 e che insomma adesso si compie con questo breve film, ma che contiene molte cose. Ringrazio molto Luca Doninelli, perché mai come in questo film c'è un'aderenza del racconto letterario al racconto pittorico. Non poteva che essere lui. Io ho amato moltissimo il testo delle Ricamatrici, ma poi mi ha fatto vedere attraverso le parole ciò che con la macchina da presa già era amplificato, ma che le parole amplificavano ancor più. Quindi qua ci sono molte persone che non l'hanno visto il film, tra cui lui, però sono onorata di averti qui e di avere anche Angelo Pecqua. Grazie. Ci ricorda cosa gli ho detto? Che è stato pitturato con l'olio di colza, come diceva Vittorio Sgarbi quando con lei mi ha dato la mano, sono Elisabetta sua sorella. Lo nascondevo perché mi proteggevo così. Sono Elisabetta sua sorella. Ho rimandato a Luca i testi che ha scritto per me, che poi sono interpretati da Servillo, che è un po' la voce, dicevo oggi, lo spirito dei miei film d'arte. Non se li ricordava, no? Almeno così mi ha detto, in realtà penso che li ricordasse benissimo. Allora, io sono molto grato e non voglio aggiungere molte parole, ho molto amato il tuo film, Elisabetta, sul Sacromonte, che di Sacromonte di Varallo, dove non potevo non cogliere questo legame profondo con quello che è stato il mio grande maestro Giovanni Testori. Ed è un po', diciamo, sulle orme, senza ovviamente avere nessuna pretesa di somigliarvi, però sulle orme affettive di Giovanni, ecco, che mi sono buttato insomma in questa impresa e sono stato felice insomma di compierlo, sperando che il risultato possa essere piacevole. Insomma, grazie mille. Volevo presentare la direttrice perché vi siete stretti la mano prima nel Torino Film Festival. Buona visione, penso, no? Appunto, o dovrei dire fine, forse qualcosa. Alla fine Elisabetta e tutti loro saranno qui alla fine di questo film per un Q&A, per cui potete chiedere tutto quello che volete. Questo film è accompagnato proprio con una questione di lunghezze, è seguito da un omaggio ha fatto Venezia l'omaggio a Gillo Pontecorvo nei 10 anni dalla sua morte, che è Giovanna. E Giovanna è un film molto curioso, è uno dei piccoli film, a quell'epoca si facevano i film collettivi, è il segmento di Pontecorvo di un progetto che poi non fu mai realizzato, di un progetto internazionale, doveva essere un film a episodi sulla condizione della donna, sulle donne, a soggetto. E questo racconta di un gruppo di operaie che, quando scoprono che 20 di loro stanno per essere licenziate, si chiudono dentro la fabbrica, oggi si direbbe la occupano, con tutti i problemi che questo crea. Ed è una piccola cosa di Pontecorvo, molto bella, molto interessante. Posso dirlo, migliore di certi suoi film, non della Battaglia d'Algeria, ovviamente che è un capolavoro, ma migliore di certi suoi film. Per cui a seguire il dibattito, il Q&A, il dibattito brutto con Elisabetta, con Elisabetta, dopo c'è Giovanna. Grazie Elisabetta, grazie a tutti voi. Grazie a voi. E buon divertimento.